Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto zucca e fagioli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, zucca tagliata a dadini, fagioli lessati, speck, cipolla, acqua, dado vegetale bimbi, vino bianco, parmigiano, burro, olio evo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo speck, la zucca e cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere il dado, il sale, il pepe e l'acqua. Mescolare a fondo con la spatola. E cuocere per 13 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i fagioli il burro, amalgamare con la spatola e proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il parmigiano, amalgamare con la spatola . Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto, zucca e fagioli. Grazie e alla prossima ricetta.